dimostrato tutte le sue straordinarie qualità di saper scavare nell'animo umano e quindi di scavare nell'animo del grande Pierpaolo Pasolini. E ora diamo la parola alla amica professoressa Rosa Mannetta, scrittrice, un po' insieme a Maria, un po' di Deus Machina nostra, ci spinge tanto, organizza tante attività, una donna impegnata, frenetica, ma di una frenesia bella, amabile e che va apprezzata infinitamente. Rosa Mannetta. Buonasera a tutti, proprio vero, confermo cosa ha detto l'amico Flore, Maria e io, forse e tutto l'entourage degli altri scrittori, stiamo creando quel tipico movimento che dovrebbe, e spero, possa muovere questa città. Questa sera la risposta c'è, non mi dilungo nel dire che vi ringrazio che siete qua, quindi essere qua significa rompere il muro del silenzio, quello che Pasolini definiva il baratro del silenzio dell'uomo che vive da solo. Io non mi dilungherò molto perché vorrei solo farvi vedere Pasolini in chiave moderna. Ho preso uno straccio di quello che lui scriveva a proposito della poetica. Lui diceva: penso che il romanzo debba essere oggettivo, il romanzo deve essere pura rappresentazione, nel senso che il significato ideologico e sociologico deve essere mediato dalla fisicità più immediata. Questo che significa? Significa che lui si impersonava nell'uomo moderno, diciamo moderno riferito agli anni 70, l'uomo che veniva fuori dalla contestazione del 68, quindi si generavano nuovi principi, nuovi modi di essere, che poi nel tempo si siano dimenticati, questa è un'altra storia, non sto a me giudicare in questo momento, però quei principi di vera libertà, quei principi in cui si parlava di comune, si parlava di figli dei fiori, si parlava di guerra che non doveva essere assolutamente realizzata, no war, cioè niente guerra, solo pace. Erano nel 68 in tutta Europa, se non in tutto il mondo, ci furono dei grandi movimenti in cui si diceva che i giovani dell'epoca, oggi ultra settantenni, ottantenni, vabbè, è tipico della storia questo fatto ciclico. E allora che cosa si faceva? In quel momento si iniziò a rompere lo schema di quello che era una società ristretta. I tempi non ci hanno dato ragione, perché dal 68 in poi siamo andati a finire agli estremismi, il terrorismo e tante sfaccettature anche del terrorismo di oggi. Dalla crisi del petrolio del 73 ad oggi le conseguenze sono queste. L'Occidente e tutto il modo di pensare, quell'edonismo reganiano che poi ha regnato per tanto tempo negli anni 80. Sì. In effetti che cosa è stato? È stato quello che poi, lo scotto che paghiamo oggi con la paura, con il fatto che non possiamo più fare viaggi lunghi in un aereo perché c'è la paura di qualche bomba, c'è la paura, ecco. È stata trasmessa qualcosa di ancestrale e secondo me che noi non abbiamo mai combattuto, la paura interiore di vivere, quello che Pasolini già negli anni 70 ci aveva messo nel cuore, nella testa, nella mente. E andiamo oltre. Il fatto che poi Pasolini abbia ricercato fino in fondo la verità della vita, scusatemi la cacofonia, ma è così, la verità della vita, che cosa voglio dire? Mi ricollego al nostro grande scrittore che è morto, Umberto Eco. Umberto Eco che cosa faceva? Nella sua poetica, vi leggo quello che lui scriveva. Il programma operativo che si propone di volta in volta all'autore è un rapporto fruitivo. In pratica esiste un diverso ordine delle interpretazioni. L'analisi testuale delle opere è personalizzata. In questo senso Eco si rivolgeva al pubblico popolare. Ecco il parallelismo tra Umberto Eco e la poetica di Pasolini. Loro, per la prima volta, Pasolini in dialetto romanesco e tutti gli altri, e Eco soprattutto, hanno cominciato a sfondare
il muro dell'immortalità dello scrittore. In che senso? Cerco di essere un poco più semplice. Hanno cercato di avvicinare la cultura al popolo, a quello che è l'espressione popolare, anzi usando anche le nostre espressioni gergali o in vernacolo. E questo è il segreto di questi due grandi scrittori. Poi non dimentichiamo che Pasolini ha vissuto al tempo di Don Milani, la scuola di Barbiana, lettera di una professoressa, e lì già si metteva in evidenza una scuola che era solo nozionistica, anacronistica, e non era la scuola che educava i giovani. Purtroppo già Don Milani l'aveva capito anni fa. Ed ebbe la Chiesa, se mi consente, molto, cioè la contraria a Don Lorenzo Milani. Infatti. Quindi questo lo dobbiamo dire, sì. Insomma, straordinario, facciamo solo una piccola citazione, che venendo da una famiglia ricca, lui quasi si sentiva in difficoltà rispetto a tutto ciò, come è diverso il mondo. Torno a te, Rosa. Così. Sì, ma io volevo dire, la scuola ristretta e selettiva che oggi è ritornata con la buona scuola del ministro Giannini e di Renzi. Allora, che cosa significa? Compare politica. No, non è politica. Io sono oggettiva. Ognuno esprime le proprie idee. Ci sto nella scuola e vedo quello che sta succedendo. Cioè, che cosa, siamo ritornati un poco a quella che era la scuola di Barbiano. Forse potrebbe essere un po' azzardato questo che dico, però è così. In effetti, noi siamo diventati esecutori di ordini. Certo. Esecutori di ordini in che senso? Creando, e non è politica questa, io parlo della riforma così come funziona. Ci sono delle cose che non vanno. Allora, che succede? Quando dico che noi siamo esecutori di ordini, creando il dirigente scolastico, e io ho il rispetto per tutti i dirigenti scolastici, in effetti, creando la figura del manager, di colui che guida la scuola, hanno creato solamente istituzioni e basta. Il rapporto educativo tra tutto quello che dovrebbe essere la scuola non esiste più. E non è politica. Questa non era ci tengo a dirlo perché in effetti abbiamo ricreato quel tipo di società che c'era allora, prima del 68. È una società in cui siamo assoggettati a certi ordini da seguire e da eseguire. E come diceva Pasolini, nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo. Io mi auguro che ci sia un nuovo mondo, ci sia consapevolezza. Io, al di là adesso della retorica, Pasolini come poeta, Pasolini come autore, che è stato un grande, e non mi soffermo su quello che era Pasolini l'uomo, perché poi qui andiamo in un'altra, e non faccio demagogia politica, qui andiamo in un'altra situazione ancora più, direi, assurda, perché i diritti, allora, se parliamo del Pasolini uomo, Pasolini come figura omosessuale, noi andiamo a prendere quello che era, non direi un vizio, ma è un istinto nato quando è nato l'uomo. E che cosa voglio dire? Che in Grecia era tipico un comportamento da omosessuale. Noi abbiamo studiato un po', veniamo dal liceo. No, non volevo dire questo, però voglio dire, tra omosessualità, omosessualismo ed essere omosessuali sono crescite interiori diverse. Che poi si arrivi all'omofobia e agli estremismi, questa è un'altra storia. Ecco perché dicevo, ci attende un nuovo mondo. Perché? Perché dalla consapevolezza di quello che stiamo vivendo dovremmo essere ottimisti. Io me lo auguro, perché se no ci rintrinceriamo nella paura dove ci ha messo il terrorismo. A tutti i livelli. Questo è il livello.